Torniamo a parlare di derivati del legno, in particolare dei pannelli in lamellare e in paniforte. Questi due materiali, soprattutto il lamellare, sono forse quanto più vicino ci possa essere al legno massello. E allora ascoltami fino alla fine e se volessi condividere esperienze o domande rispetto a questi materiali, lasciami un commento qui sotto il video. Come ti avevo già spiegato nei video precedenti, il legno massiccio è un materiale che può risultare instabile se non essiccato correttamente perché è suscettibile alle variazioni del clima tra secco e umido. Le sue fibre si espandono e si ritirano, così nel tempo può deformarsi. In certi casi, come per esempio avviene nelle conifere, può anche trasudare resina, pur a distanza di anni e in quantità anche rilevanti. Ti basti osservare le travi delle vecchie abitazioni che venivano realizzate con tronchi di legno massiccio monolitico per notare subito tutte le crepe che si sono formate negli anni. Per ovviare a questi problemi e dare maggiore robustezza al materiale, vengono utilizzate ormai da molto tempo travi in legno lamellare che vengono realizzate incollando tra loro lastre di legno essiccate, tutte dello stesso spessore e che vengono chiamate appunto lamelle. Pensa che il legno lamellare nelle strutture portanti ha una capacità di carico che può superare fino all'80% quella del legname tradizionale. Il legno lamellare, come il legno massiccio, ha un peso che può essere anche piuttosto importante. Il lamellare viene impiegato sia per le travi delle case che nella costruzione di pannelli in diverse stanze lignee, di varie dimensioni e di molti spessori. Questi pannelli diventano poi piani per tavoli, top per cucine, parti per mobili d'arredo. E a proposito di arredamento, in questo campo di applicazione si utilizza anche un altro derivato del legno, che si chiama paniforte. Come vengono realizzati i pannelli in paniforte? I pannelli in paniforte sono costruiti inserendo in due fogli sottili di sfogliato, alle volte anche di compensato, che può essere di pioppo, di betullo oppure di legni più pregiati, dei piccoli listelli di legno. In questo sandwich, l'altezza dei listelli di legno massello, accostati e incollati l'uno agli altri, può arrivare anche fino a 3 cm. I due fogli esterni vengono a loro volta incollati al pannello di listelli in modo tale da conferire un buon aspetto estetico e nello stesso tempo di irrigidire fortemente tutta la struttura. Il pannello in paniforte può essere dotato di un buon spessore, di una grande resistenza e, come nel legno lamellare, anche di un peso abbastanza importante. Per il rivestimento del pannello, compreso quello perimetrale, può venire anche utilizzato anche del legno molto più pregiato rispetto a quello che viene impiegato per l'anima interna. A prima vista i pannelli in paniforte potrebbero anche venire confusi con pannelli in tamborato, perché esteticamente si presentano allo stesso modo, ma avendo il tamborato, un'anima in cartone, il legno a nido d'ape oppure i listelli di legno separati, risulta meno compatto, più leggero, soprattutto più economico. Quali sono i campi di applicazione del pannello in paniforte? Per via della sua elevata resistenza alla flessione, il pannello in paniforte si utilizza principalmente nella fabbricazione di pannelli che devono avere una certa resistenza e stabilità, quindi parti portanti nei mobili di arredo, porte, superfici di tavoli, scrivanie, scaffalature, mensole e ripiani anche ampi e robusti. Bene, questi erano il legno listellare e paniforte. Per oggi è tutto. Se vuoi condividere un tuo commento su questi materiali o su qual è stata magari la tua esperienza di utilizzo, fallo scrivendo sotto il video. Se poi ti va di approfondire, sul mio canale YouTube trovi anche una playlist che ti parla esclusivamente di falegnameria e ti dà tanti suggerimenti per risparmiare tempo e fatica. Ricorda solo, nel caso volessi iscriverti a questo canale, che per poter venire avvisato sui nuovi contenuti dovrai attivare anche la campanella. Se il video ti è stato utile, volessi chiedermi quale argomento ti piacerebbe ascoltare la prossima volta, puoi lasciarmi un commento sotto al video. Ti ricordo che sul sito www.savoldi.net trovi il blog Reti Materassi e Fai da Te che ti parla di tutto questo e anche di molto altro. Mi trovi anche in podcast sulla tua piattaforma preferita con tanti altri contenuti interessanti. Come sempre, cerca Savoldi, il tuo falegname di fiducia.